La stagione è stupenda, è una stagione molto molto interessante, creativa, con titoli nuovi, una stagione coraggiosa perché dai titoli di opere che conosciamo abbiamo anche titoli diciamo di compositori, di autori meno noti e quindi no, devo fare i complimenti al sovrintendente, la Rosanna Purchia, al direttore artistico Paolo Pindamonti e a tutto lo staff ovviamente che lavora al San Carlo, bravi, sì. Sarà un'altra stagione magnifica, quella d'opera, di concerti e di danza del Teatro di San Carlo, a cominciare dall'inaugurazione il 25 novembre con una edizione speciale del Così fan tutte, capolavoro ambientato proprio a Napoli e diretto da Riccardo Muti. Chi ha scelto di tornare a fare opera in Italia e ha scelto il San Carlo ed è un orgoglio per noi perché è un riconoscimento che ci siamo conquistati col tempo, con la fatica, col lavoro e con l'eccellenza delle nostre masse artistiche. E poi una stagione ricchissima, un viaggio lunghissimo, 12 opere, 5 spettacoli di balletto, 15 sinfonici, un giro per il mondo da Bangkok all'Umbria, insomma un viaggio straordinario che voi dovete fare insieme a noi. Titoli famosi e proposte originali, interpreti d'eccezione e produzioni del massimo napoletano che quest'anno punterà ancora di più sulla sua presenza all'estero per le platee lontane che stanno facendo richieste sempre più numerose delle sue tournée. I nomi illustri e le scelte musicali sono ampi. L'unico modo di scoprirne ogni fascino è leggere il programma sul sito del teatro e prepararsi per l'inizio di una stagione che vedrà anche il debutto di una interprete magica che ancora non era salita su questo palcoscenico. E porto anche il repertorio napoletano di autori napoletani e barocchi in giro per il mondo già da anni, sono quasi 30 anni che faccio questo lavoro meraviglioso e di poter interpretare pagine di musica di autori napoletani qui a Napoli, cantati appunto nel San Carlo, cantati dalle più grandi star del Settecento che erano i Castrati, Farinelli, Caffarelli, che abitava proprio qui vicino al San Carlo. Ecco, di poter eseguire qui nel cuore della musica barocca napoletana, è un momento molto emozionante della mia carriera e non vedo l'ora. Il programma è importante, è ricco, è significativo, con Muti e con tanti altri, e soprattutto è importante che i soci fondatori sostengano in modo convinto, in un momento storico complicato, il Teatro San Carlo, il teatro più antico d'Europa, dove c'è un lavoro enorme, tanta professionalità, tanta passione e sempre di più eccellenza della nostra città. Tra l'altro un teatro sempre più visitato ogni giorno, come potete vedere, quindi non è solo il luogo dell'eccellenza degli spettacoli, ma anche è diventato un bene visitato sempre di più dai nostri concittadini e dai tanti turisti.